Buongiorno da Fabio Sebastiani, studio per il consueto appuntamento con l'informazione. Noi apriamo il nostro giornale radio con le notizie dall'Europa. Oggi vertice sulla qualità dell'aria a Bruxelles, un vertice per fare il punto sulla situazione dell'inquinamento in Europa e in particolare in 9 paesi, tra cui l'Italia, che hanno infrazioni aperte per i livelli eccessivi di smog. Secondo alcune fonti della Commissione europea, questa riunione sarà la chance finale per i ministri per mettere in campo provvedimenti e quindi evitare di incontrare i giudici della Corte di Giustizia dell'Unione Europea. La riunione sarà presieduta dal commissario all'ambiente Kamenu Vella. A causa dei ripetuti sforamenti dei valori massimi di concentrazione sia di particolato che di biossido di azoto, l'Italia è attualmente sotto procedura di infrazione da parte della Commissione Europea. Il ministro dell'Ambiente Gianluca Galletti sarà presente oggi a Bruxelles per un confronto in extremis con Kamenu Vella, prima che il nostro paese appunto venga deferito alla Corte europea. Almeno 500.000 di persone nel mondo sono state colpite da infezioni antibiotico resistenti. Un nuovo rapporto dell'Organizzazione Mondiale della Sanità conferma quanto sia diventata grave e allarmante la resistenza agli antibiotici in tutto il mondo, specialmente se si considera che i dati diffusi fanno riferimento solo a 22 paesi e che nelle infezioni considerate si manifesta resistenza agli antibiotici finora più usati ed efficaci, come la penicillina. Quello che emerge è un quadro di estrema gravità. Secondo il dottor Max Sprenger, direttore del segretariato sulla resistenza antimicrobica dell'OMS, alcune delle infezioni più comuni del mondo e potenzialmente più pericolose si stanno dimostrando resistenti ai farmaci. E cosa ancora più preoccupante di tutti è che i patogeni non rispettano i confini nazionali. Ecco perché l'OMS sta incoraggiando tutti i paesi ad istituire buoni sistemi di sorveglianza per la rilevazione della resistenza ai farmaci, in grado di fornire dati a questo sistema globale. Manifestazione a Strasburgo prevista per il 17 febbraio da parte del popolo curdo, che già da mesi è in presidio davanti agli uffici del Consiglio d'Europa. L'8 febbraio arriverà a Bruxelles anche la marcia internazionale per la liberazione di Öcalan e dei prigionieri politici per la pace e la giustizia in Kurdistan. Il tema è stato riattualizzato dal bombardamento che la Turchia ha deciso di effettuare dal 18 gennaio nella zona di Afrin, quindi al confine con la Siria. Una manifestazione è prevista anche a Roma il 17 febbraio alle 2 del pomeriggio in Piazza della Repubblica. C'è in particolare lo spezzone femminile, invitiamo tutte le donne, si legge in un appello, a scendere in piazza nello spezzone che sarà dietro lo striscione delle donne curde per essere vicine a queste donne che in questo momento sono oggetto di attacchi da parte degli stati patriarcali del Medio Oriente. Resistono nella loro terra e sono protagoniste di una rivoluzione. Le aggressioni del sistema fascista, si legge ancora in questo comunicato, contro le donne si manifestano nell'imposizione di matrimoni alle bambine, nella chiusura forzata delle associazioni e dei quotidiani femminili, come è accaduto e sta accadendo in Turchia, nello stupro usato come arma di guerra, nei femminicidi, nelle molestie anche sessuali nelle carceri e nell'accanirsi contro i corpi delle combattenti uccise. Continuiamo il nostro giornale con la pagina sindacale italiana. A fine giornata di ieri è stato confermato il successo dello sciopero del gruppo NTV, meglio noto come Italo, appunto nel settore dei trasporti, con punte di adesione, dice il sindacato, del 100%. Il dato fornito da NTV, secondo quanto specificano i tre sindacati di categoria di CGIL, CISL e UIL, che insieme a UGL e Fast Mobilità hanno dato vita
allo sciopero. Il dato fornito da NTV non tiene conto dei cosiddetti comandati, cioè coloro che hanno dichiarato all'azienda di voler scioperare, ma hanno dovuto, nel rispetto della legge sullo sciopero, lavorare in stazione assistendo la clientela o su un treno garantito. Ed inoltre non tiene conto dei lavoratori interinari che non hanno potuto scioperare. Sempre per quanto riguarda il sistema dei trasporti, Rete Ferroviaria Italiana ieri ha incontrato le organizzazioni sindacali per il disastro di Pioltello. In attesa delle conclusioni delle indagini in corso e nel pieno rispetto del lavoro dell'autorità giudiziaria, l'azienda e le organizzazioni sindacali hanno condiviso e ribadito l'importanza della sicurezza come missione fondamentale di tutti i processi produttivi della società. In tal senso le parti hanno confermato la validità del tavolo permanente per la sicurezza. Nel corso della riunione RFI ha comunicato che dal momento del dissequestro da parte dell'autorità giudiziaria saranno necessari circa 4 giorni per la riapertura completa della linea ferroviaria, appunto, dove ci sono i treni Trenord, quindi i collegamenti da Milano nella zona provinciale. Tanto prosegue il lavoro della magistratura per accertare le responsabilità di quello che è accaduto. Oggi ne parla molto la stampa con gli ultimi sviluppi dei rilievi tecnici. Ancora la pagina sindacale: presidio a Roma per il 5 febbraio previsto presso Palazzo Vidoni, sede del Ministero della Pubblica Amministrazione, e contemporaneamente presidi in tutte le regioni per sollecitare il rinnovo dei contratti nazionali delle funzioni locali, quindi degli enti locali e della sanità. A darne notizia sono i segretari dei 3 sindacati di categoria del pubblico impiego. Il confronto, infatti, scrivono i 3 segretari con i quali vanno avanti le trattative dopo aver acquisito una disponibilità delle autonomie locali a procedere celermente, avendo già predisposto l'atto integrativo con la quantificazione delle risorse per ciò che attiene le funzioni locali e per la sanità, ed aver registrato la volontà di trovare soluzioni normative ed economiche compatibile, sta subendo uno stallo a nostro avviso ingiustificato, e per tali ragioni, in concomitanza con il presidio di Palazzo Vidoni lunedì 5 febbraio, i 3 dirigenti sindacali chiedono alla ministra Madia un incontro. Un altro allarme arriva da Genova: si è svolta ieri nella sede della FIOM a Cornigliano la conferenza stampa per denunciare la pesante situazione venutasi a creare in 2 storiche aziende cittadine, la Poiseco, ex Ansaldo Componenti, ed Eka Sindel. Entrambe le aziende hanno annunciato in questi giorni l'apertura della procedura di licenziamento collettivo, 9 dipendenti per la Poiseco su 31, mentre la Eka Sindel, che appartiene a un gruppo francese, ne lascia a casa 14 su 29, questo dopo i licenziamenti che Genova ha dovuto registrare nella vicenda Ericsson. E siamo all'ultima notizia che riguarda i diritti dei cittadini e in particolare il settore dell'energia. L'Italia è tra i paesi europei dove le famiglie hanno più difficoltà a scaldare le proprie case e a pagare le bollette di luce e gas, quanto emerge dai dati dell'Osservatorio dell'Unione Europea sulle povertà energetiche, un'iniziativa lanciata nei giorni scorsi che per la prima volta raccoglie online in modo aggregato e comparabile i dati di tutti i paesi europei relativi ai diversi aspetti del problema. Anche senza essere maglia nera in nessuno degli indicatori, l'Italia si posiziona comunque nella fascia medio-bassa della classifica europea. Ben il 14,6% delle famiglie italiane infatti si trova nell'incapacità di mantenere la propria casa riscaldata in modo adeguato, e di converso solo l'85,4% delle case è dotato di un riscaldamento sufficientemente efficiente a mantenere l'abitazione al caldo, mentre è il 95,2% delle case ad essere dotato di un sistema di riscaldamento. L'Italia è inoltre tra i paesi con la più alta percentuale di abitazioni umide, con perdite e riparazioni da fare a tetti e infissi. Di conseguenza l'Italia è anche il 7° paese con il più alto numero di decessi in eccesso che avvengono in inverno rispetto alla media. Bene, è tutto per il nostro GR, noi vi ringraziamo per l'ascolto. Dopo la sigla e una breve pausa musicale, noi torneremo in onda con la scheda di programmazione della giornata, quindi rimanete in ascolto.
torniamo in onda dai microfoni di Radio Rete Edicole per questa giornata di programmazione. Siamo quasi alla fine del mese, oggi è martedì 30 gennaio. Domani, lo sappiamo, ci sarà il direttivo nazionale del Sinagi a Roma, quindi cercheremo un po' di capire, magari con un collegamento in diretta, e poi il resoconto che faremo giovedì. Dunque, oggi invece abbiamo alle 10.30, 10.35 il collegamento con Rossana Battilani per lo spazio dedicato ai libri per bambini, e alle 11 invece continuiamo nel dibattito sul tavolo FIEG. Sarà con noi in collegamento registrato Tommaso Danza, che è il segretario del Sinagi di Taranto, non molto presente ai nostri microfoni, ma insomma in questi giorni stiamo un po' tartassando tutti i vari segretari provinciali nel tentativo di farli intervenire. Ovviamente il microfono aperto anche ai singoli edicolanti, come abbiamo avuti anche non iscritti al sindacato. Un dato incoraggiante, insomma, la radio continua ad essere seguita, circa 165 ascolti al giorno, non sono tantissimi ma nemmeno pochi, e questo ci sta dando tanta forza per continuare su questa strada, soprattutto in questo periodo così difficile per i nostri amici edicolanti. Alle 11 allora Tommaso Danza, che farà il suo intervento sul tavolo FIEG. Questa è la nostra giornata di oggi, adesso ancora una breve pausa musicale, noi arriviamo intorno alle 10.20 e avremo appunto lo spazio dedicato alla rassegna stampa. A tra poco.